Terza edizione della mappa turistica L'Aquila Città dei Quarti, un progetto nato da un'idea di Giorgio Carissimi con la collaborazione grafica di Maura Coccia Colaiuta, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della CNA. La presentazione in Comune alla presenza dell'assessore al turismo Ersilia Lancia e dei rappresentanti della CNA, perché la mappa è stata un po' modificata. Il progetto è nato con l'esigenza di far conoscere la città al turista accompagnandolo attraverso i quarti storici della città. Mappe che saranno consegnate alle attività ricettive, agli infopoint e alle associazioni di categoria, uno strumento utile sì per il turista, ma anche per il cittadino stesso. L'amministrazione comunale, raccogliendo per esempio lo sforzo della mappa e lo sforzo dei commercianti, delle associazioni di categoria, dovrà necessariamente in quest'autunno, avendo io avviato una fase importante di ascolto con i cosiddetti stakeholders, avviare e lavorare a un piano d'azione turistico sul turismo che ci deve portare ad agire su una serie di direttrici fondamentali. Sarà necessario per esempio rafforzare, se non addirittura a lavorare sul brand L'Aquila. Dovrà essere messa in rete l'accoglienza da una parte, ma anche i servizi che già ci sono, lavorando perché no ad una carta dei servizi turistici, rendendoci conto però anche dall'altra parte che c'è un aspetto sul quale bisogna lavorare, cioè che L'Aquila, la città dell'Aquila, deve finalmente uscire dai confini abruzzesi. Al progetto hanno aderito oltre 140 attività, c'è cioè lo stadario della città, l'elenco delle attività commerciali, le strutture ricettive, chiese, monumenti, musei, palazzi storici e servizi come infopoint, farmacie, bancomat, supermercati, postazioni dei defibrillatori, stazioni taxi, aree camper, centri sportivi e parchi. Con la scansione dei QR code si potrà rimanere aggiornati anche su trasporti ed eventi culturali. La mappa stampata a fronte retro riporta da un lato il centro storico, dall'altro le attrazioni turistiche del territorio, come il Parco Nazionale, il Lago di Campotosto, le Grotte di Stiffe, i siti archeologici e borghi più belli. Si tratta però di un primo assaggio, perché si investirà su un progetto multimediale che si sta preparando per permettere ai visitatori anche visite virtuali su palazzi ancora non ricostruiti. A luglio il turismo all'Aquila ha subito una lieve flessione a causa dei viaggi all'estero ripresi, ma ad agosto si sta lavorando molto e i cantieri dell'immaginario della perdonanza tirano molto, non c'è dubbio. Questa è un'idea che ho avuto post-Covid. Nel periodo di Covid ci siamo presentati a una stagione senza nessuna indicazione per i turisti, abbiamo avuto un'affluenza esagerata nel 2000-2001, quindi avevamo bisogno di uno strumento per visitare questa città. Hanno collaborato tutti i commercianti, come ho avuto questa idea tutti si sono messi a disposizione e hanno contribuito e abbiamo realizzato questo progetto che ad oggi è la terza edizione, va avanti, è sempre utile.